capito, il giorno con cui Stefano potente, anche due categorie, era disputata oggi. I premi sono stati gentilmente offerti dalla famiglia Segafredo, qui rappresentata dalle signore Chiara e Cristina. Bene. Passo la parola a Cristina. Anche perché è una grande occasione, visto che presidente e vicepresidente che ho conosciuto oggi è la prima premiazione che facciamo insieme, e quindi voi non sapete che cosa vi aspetta. Comunque stasera è una premiazione speciale, perché abbiamo qui, mi hanno preparato due persone speciali, a questo punto tre. Perché chi abbiamo? L'ultimo nato in casa Segafredo. Ed è venuto perché noi ci auguriamo e vi auguriamo di continuare a gestire questa gara e questa collaborazione con il golf di Puntala con l'entusiasmo che ci metteva la mamma, che ci metteva la Ligia, perché la Ligia era, lo sapete per chi l'ha conosciuta, incredibile quando faceva premi per, insomma, anche per me da piccola, per invogliarmi a giocare, faceva il premio solo femmine, solo sotto i 12 anni, cioè sono io iscritta, per cui per forza dovevo vincere il premio, quindi per il premio. E qui a Puntala faceva il premio per l'ultimo arrivato, infatti mi ha detto, ma c'è il premio per l'ultimo? No, quest'anno tutti i premi extra non sono estrazione, ma sono tutti per la lotteria del FAI, quindi abbiamo portato tanti prodotti per fare per la lotteria, quindi dopo preparatevi perché vendo biglietti. E poi dicevo, invece, l'ultimo, l'altra persona speciale, l'ultimo presidente di Puntala e l'ultimo vicepresidente, e conoscendo l'entusiasmo che avevano Giampiero e la Ligia per questo campo, ho già visto da tante cose l'entusiasmo che in questo circolo c'è per questa nuova gestione. E quindi soprattutto devo farti i complimenti. Bravo Fernando! Ma soprattutto devo farti veramente i complimenti, perché da quando sono venuta e con Luca abbiamo fatto quasi tutti i weekend, anche da Pasqua, abbiamo visto un ragazzo che soprattutto a detta di chi lavora in campo, che è la voce della verità, è in campo dalle 5 del mattino fino alle 8 di sera, che è del tuo figlio Lorenzo, quindi complimenti soprattutto per lui. Sull'erba che sta crescendo, veramente i frutti si vedono già, quindi noi aspettiamo, perché volevo dirvi questo, l'altra sera mi è capitato di dare una cena meravigliosa, grazie ancora Nicoletta, non so se è qua, comunque Nicoletta è forse andata via, ci ha invitato a una cena fantastica, ho conosciuto una persona che adesso fa giornalista e che è stato per 20 anni responsabile della Fininvest, e lui lavorava con Coppa Italia e negli anni 80, forse non sai, negli anni 80 e 90 ci ha detto che Coppa Italia, quindi Berlusconi sotto, sapete che era una che selezionava proprio sempre le cose migliori, ai principali inserzionisti, quelli che mettevano più soldi per le pubblicità nelle reti di Berlusconi, regalavano giornate in quello che consideravano uno dei golf più belli d'Italia. Dove? A Puntala. Publitalia regalava giornate di golf a Puntala perché lo consideravano uno dei campi più belli d'Italia. Quindi non sarebbe qua, perché dopo ci sarà. È difficile parlare dopo le belle parole che hai espresso, e ti ringrazio per gli apprezzamenti anche personali per il mio figlio, ma è un impegno che ci siamo presi noi collettivamente proprio come consiglio. Sapevamo che è un'opera difficile, un'opera che richiederà ancora del tempo, perché chiaramente non si possono stravolgere le cose in campo in poche settimane, in pochi mesi, però l'obiettivo che ci siamo prefissi è quello di portare il campo di Puntala sempre più in alto, e quindi tornare a quelli che potevano essere
ti ricordo di puntare era realizzata come anche tu puoi comprare un angolo di paradiso, lo ritrovate queste pubblicità, e vorrei che così non solo per il golf ma anche per tutto il suo contesto, il suo territorio, così tornasse ad essere. E il golf, io l'ho sempre detto fin dall'inizio, credo che insieme alla marina, insieme a quello che dovrebbe essere il campo di volo, fa parte di quelle tre eccellenze di Puntala che ne determinano anche il suo valore. Quindi se noi vogliamo valorizzare Puntala nel suo insieme, cominciare quindi dagli alberghi, alle case, ai negozi, tutto deve passare tramite queste tre entità che hanno caratterizzato fin dall'origine Puntala. Quindi quello che ti hai detto io ti ringrazio immensamente. Oltretutto devo dire che credo sia la gara, oltre alla Coppa Puntala naturalmente, e credo sia la gara che vanta maggiore. Non è ultra cinquantenne. Allora, abbiamo fatto una ricerca, Corrado ha fatto una ricerca. Già nel 66 c'era. Abbiamo trovato 66. Un calendario 66. Battuto a macchina, 66. Un foglio giallo del 1966, dove c'era la Coppa Segafredo. Quindi abbiamo detto, almeno 52 anni, da 52 anni c'è. E per buttare lì una nota un po' polemica, siccome ovviamente le Coppe Segafredo, quando loro le vincevano, io mai, quando loro le vincevano le lasciavano agli altri, quindi non le abbiamo più, però abbiamo la casa piena di Coppe Puntala. Coppe Puntala ancora con lo stemma di Puntala. Quindi possiamo avere la prova del fatto che lo stemma di Puntala veniva usata nella Coppa Puntala sulle coppe già dagli anni 60. Comunque il fatto che abbiamo una gara di 52 anni fa merito alla famiglia di Segafredo e a chi verrà anche avanti da Medeo, che continuerà ancora per molti anni, e grazie ancora di nuovo. Brava Cristina. Della categoria junior, se primo Ludovico Visi con 30. Bravo Ludovico. Chiara? Ok, posto. Primo nella categoria Seniores, Luciano Pagni con 40. Bravo, Luciano. Bravo. No, 40 no. Cos'è? È una macchina d'espresso compatibile? Sì, una macchina. Ora, intenso. Grazie. Però intenso. Perché, scusa. Facciamo una foto. Ok. Prima nella categoria signore Chiara Minoli. Brava Chiara. Un'altra storica della scelta. Cosa vuoi? No. Ok. Ok. Nella seconda categoria Elica da 21 a 36, secondo Nesto Niccolò Natali con 30. Guardate che lui è il marito di una storica, purtroppo il marito di Chiara Minoli Junior. Sì, qua. Ok, posto, fatta. Secondo di seconda categoria. E primo netto di seconda categoria, Laura Mariani con 39 punti. Era staccato? Molto contenta, bravissima, veramente. Cos'è che do? Caffè, massimo espresso, vuoi tè? C'è anche il tè che sono caffè per la mocca, questo. Grazie mille, sono molto contenta, anche per la laurea. Qua? Ok, vai. La prima categoria handicap e sportivi, secondo me Giovanni Galeotti con 42 punti. È partito.
partita, mettiamolo via. Primo netto di prima categoria, Dante Fascico. Bravo. E cosa ti diamo? Bravo. Caffè? Hai una macchina Nespresso? No. Caffè non malissimo da... Qua? Qua? Aspetta, faccio una. Con la Cristina e la Chiara, ok? Vai! Grazie! Il primo migliore, Filippo Mazzeschi con... Bravo Filippo! Chiara, è più vicino! Ok, fatto!